Passiamo adesso al dottor Scanni, che ci parlerà di entomodermatoscopia. Prego. Un ringraziamento alla segreteria scientifica e alla presidenza. È un argomento un po' lontano da tutte queste problematiche complesse, ma forse dà un po' di respiro, perché la dermatoscopia in questo caso è una dermatoscopia diagnostica e quindi ci permette di entrare direttamente. Immaginare anche che il microbioma umano potrebbe modificarsi e quindi cosa potrebbe succedere? Si cambierà il profilo immunitario e potrebbe cambiare la capacità che il microbioma cutaneo ha di difenderci dai ceppi patogeni. Quando la dermatoscopia si occupa delle malattie infettive, ha un nome particolare che fino al 2005 non era stato ancora coniato. Io ho proposto in un articolo del 2006 il termine entodermoscopi. Quindi la missione dell'entodermoscopia nell'Ophthyrus pubis primitivamente extrapubico, diciamo cefalico sostanzialmente, soddisfa almeno due dei criteri: migliorare la diagnosi clinica e quella differenziale, sostituire l'esame a fresco perché facciamo l'esame in vivo e in situ, in pochi secondi. Di un concetto che Albert Einstein ha sempre sostenuto, che talvolta l'immaginazione supera la conoscenza, perché la conoscenza è limitata a ciò che noi sappiamo, mentre la immaginazione abbraccia il mondo e lui con l'immaginazione ha abbracciato l'universo. Grazie. Dottor Scanni, bellissima relazione, veramente un orizzonte nuovo. Io chiudo questa